Da domani, venerdì 21 settembre, al via il secondo weekend con le vie dei tesori. Apriranno le porte ai visitatori il Museo del Liceo Classico Linguistico e Coreutico Ruggero VII, che accoglie una bella collezione di strumenti scientifici che spiegano in maniera pratica i principi e le teorie della fisica in tutte le sue sfaccettature. Una curiosità riguarda proprio il liceo. All'interno dell'istituto è conservata una curiosa maschera funeraria di Pier Maria Rossoli San Secondo, realizzata dal calco in gesso tratto dal volto del drammaturgo che riposa nel cimitero nisseno. Altro istituto da visitare è quello tecnico, economico e tecnologico Mario Rapisardi, che possiede una collezione di dipinti dell'artista Oscar Carnicelli, che risentì moltissimo dell'influenza di Renato Guttuso, soprattutto per il grande affresco nisseno di Aspora Siciliana. Ma ci sono dei luoghi che sono profondamente legati alla storia nissena, come il Palazzo della Provincia e l'ex Palazzo delle Poste, per non parlare delle chiese. A Caltanissetta ce ne sono tantissime, come l'Abbazia Normanna di Santo Spirito, semplice ed austera, circondata dal verde, ma che nasconde tre segreti: un'autentica urna funeraria romana dell'età dei Flavi, un fonte battesimale a conca di epoca normanna e una croce dipinta detta dello Staglio, di mano spagnola del XV secolo. Da non perdere, infine, il monastero femminile benedettino di Santa Croce, dove le monache si dividevano equamente tra la preparazione dei dolci e il ricamo a filo contato in oro e argento. Inoltre, gli organizzatori fanno sapere che a Palazzo Testa Secca, domani venerdì dalle 19 alle 21, ci sarà una degustazione di vini.